E anche quest'anno è periodo di Team of the Season. Vuoi acquistarli tutti e realizzare finalmente la tua squadra dei sogni? Passa da IG Vault e con il codice coupon GIANT avrai un incredibile sconto del 6%. Il tutto con una velocità di consegna incredibile! Link in descrizione. E ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe, ben trovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui, signori, con un nuovissimo episodio della Carriera Allenatore. Con il nostro Cagliari, ragazzi. Siamo qui, ci stiamo avvicinando al finire di stagione. Mancano 6 partite alla fine del campionato e soprattutto siamo ai quarti di finale di Champions League. Dobbiamo affrontare la gara di ritorno con il Bayern Monaco, che se non erro affronteremo proprio oggi. Infatti affronteremo Napoli, Bayern Monaco e Atalanta. Ho intenzione tranquillamente di giocare la partita con Napoli e col Bayern Monaco e di simulare quella con l'Atalanta, perché praticamente se dovessimo vincere e l'Inter non dovesse vincere, saremmo matematicamente campioni d'Italia per la seconda volta consecutiva. Io, se non erro, i festeggiamenti comunque li fanno all'ultima giornata di campionato, quindi eventualmente simuliamo tutte le partite di Serie A da qui fino alla fine, magari ci giochiamo solo l'ultima. Ragazzi, mi raccomando, superiamo i 3000 like. Ve lo chiedo col cuore, ragazzi, 3000 like, perché stiamo volgendo al termine di questa incredibile carriera allenatore che veramente ci sta portando a dei livelli, e la stiamo portando a dei livelli mostruosi, sia di ignoranza sia di spettacolo in sé per sé. E adesso siamo contro il Napoli e io ovviamente e necessariamente farò turnover, perché abbiamo la partita di ritorno col Bayern Monaco che abbiamo vinto 2-1 all'Allianz Arena, quindi tanta roba, ragazzi. Io direi di utilizzare questa formazione qui per la partita contro il Napoli. Turnover massiccissimo, ma proprio massiccio, di quelli imponenti. Piove a Cagliari, quindi ci siamo, partiamo e vamos, ragazzi. Mi raccomando, un bel mi piace, perché dovrebbero mancare 2 o 3 episodi alla fine praticamente di questa seconda stagione con il Cagliari. Dovesse finire tutto con il verso giusto, riusciremo a fare un triplete storico alla seconda stagione con il Cagliari, una roba impensabile nella vita reale. Però ragazzi, noi siamo qui per sfatare sempre tutti i tabù del mondo e vamos. E mi raccomando, a votare il gol più bello dell'episodio nelle schede, mi raccomando, dai, dai ragazzi, anche voi delle riserve dovete darci una mano per far rifiatare i titolari. Comunque siamo contro il Napoli, quindi dobbiamo un attimo concentrarci. Insigne, Cragno, subito calcio d'angolo, come sempre hashtag calcio d'angolo, cross di Insigne, Tonelli, che è il vizietto del gol. Oh, Lucas Moura, Lucas al Napoli, incredibile, dal Paris Saint-Germain, bravissimo. Salomon su Milik, occhio a Jorginho, ancora Jorginho, chiesto qui, Lucas, grande intervento di Salomon, ancora Insigne, che è il più in forma, Lucas Cragno, non Lucas Cragno, non è il nome. Pressate, 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 che lo soffrono, lo soffrono, lo soffrono, soffrono il pressing, pressing, pressing. Pressing, Dolberg, Dolberg, lo sapevo, l'ho detto che soffro nel nostro pressing, e segna ancora lui, Kasper Dolberg, un rapinatore d'area di rigore. Ho detto, o avevo impostato il pressing, l'avete visto, no? Ho impostato il pressing con le freccette, siamo andati in massa a pressare la difesa del Napoli e Dolberg ruba palla dal Viola, che ha fatto uno stop inguardabile, e col sinistro la piazza lì dove non batte il sole, 1-0. Guarda Dolberg, recupera un ennesimo pallone, Saponara, ancora dentro per Dolberg, stoppetino, mamma mia, Sommer, ancora Lucas, è in velocità, potrebbe far male, Milik, Bruno Alves, col pisello, ancora Lucas, ma Salomon, cioè, non lo so, è un animale, raga. Bentancur, Saponara, Dolberg, ancora Saponara. Oh mio Dio, che azione! Dolberg! Doppietta! Ma che azione abbiamo fatto? No, la devo rivedere, Fabio. No, raga, ma che azione incredibile! Rivediamola! Che scambi su Dolberg Saponara! E lo ineggiano così! Guardiamo Saponara, Dolberg, 1-2, c'è anche Bakayoko che si ferma intelligentemente perché era in fuorigioco, 2-0, mamma mia, contro il Napoli, doppietta di Dolberg. Che Insigne, vai Salomon, vai Salomon, raga è fortissimo, occhio a Lucas, ancora Salomon, raga ma è il nuovo Del Pinto.
Attenzione al Napoli con Hamsik, ferma tutto Padoin, proviamo a ripartire. Saponara, la sponda Bakayoko allarga tutto per Iwobi, che sta facendo cagare proprio. Iwobi vede Saponara, si è allargato Gnabry, Gnabry in area, tiro incrociare! Signori, di che stiamo parlando? 3-0 magico, 3-0 magico, Gnabry ha fatto cagare fino ad ora. Gnabry e Iwobi hanno fatto cagare entrambi, però grande gol anche questo, ragazzi, 3-0, incredibile. Finisce qui la nostra prima partita di questo episodio. Ci presentiamo al meglio alla partita di Champions contro il Bayern Monaco con un bel e secco 3-0 al Napoli, anche se fatto dalle riserve, ma questo poco importa, vuol dire che tutta la squadra è concentrata, anche le riserve sono lì pronte per farsi trovare pronte, incredibile gioco di parole. E questo è il momento, ragazzi, conferenza stampa. Motiviamo il nostro Cagliari. Siamo in casa dopo un convincente 2-1 nella partita d'andata in casa del Bayern Monaco. Quindi abbiamo due gol di vantaggio che valgono doppio in caso di pareggio nella somma di gol, quindi tanta roba. Abbiamo due risultati utili su tre e abbiamo anche la possibilità di passare il turno in caso di sconfitta, quindi dobbiamo giocarcela davvero bene. Noi puntiamo ovviamente alla vittoria come sempre e lo faremo con questa squadra qui, ragazzi, la solita, quella che ci ha accompagnato in questo cammino incredibile in Champions League. 2-1, Douglas Costa inquadrato che dobbiamo tenere sott'occhio perché è sempre pericoloso, ma non è l'unico che dobbiamo temere del Bayern Monaco perché hanno una squadra incredibilmente forte. Dobbiamo stare attenti e concentrati. Non ho dato neanche l'occhiata al risultato della partita dell'Inter per vedere come siamo messi in campionato, ma adesso non ci interessa, ragazzi, dobbiamo concentrarci. Minchia. In questa partita, ragazzi, ci siamo, partiamo e vamos. Forza Castedu, lasciate un like e passiamo questo turno e ce ne andiamo tutti in semifinale. Guarda, Verratti. C'è Verratti al Bayern Monaco, me l'ero dimenticato. Difensiva come nella partita d'andata, perché noi questo risultato dobbiamo difenderlo. Aubameyang, tu fai schifo, ricordatelo. Fai schifo sempre e comunque. Ibra, l'appoggio. Renato, Sanchez! No, di quanto è uscita. Vai Papu, vogliamo tutti ballarla. Vogliamo ballarla tutti con te. No, si è rotto Bailey, brutto stronzo. Ragazzi, io mi fido di lui. Mi fido di Marcolino. Mi fido di Marcolino Sau. Aubameyang, Aubameyang si gira. Ancora Aubameyang, Aubameyang è in aria, palla dentro. Esce Neuer. Del Pinto, Marcolino Sau, l'appoggio. Paredes! Aubameyang! Aubameyang, che gol ha fatto! Che gol ha fatto! Lo dicevo che fai schifo! Lo dicevo che fai schifo! Rovesciata! Rovesciata, batte Neuer! Rovesciata e batte Neuer, Aubameyang! Oh mio Dio! Oh mio Dio, che gol ha fatto! E qui non ci sono dubbi sul gol dell'episodio. Non ci sono dubbi assolutamente. All'indietro, Depay ancora. Ancora Depay, l'appoggio per Xabi Alonso. Svilar. Svilar. Del Pinto di testa. Del Pinto di testa. Ibra, Del Pinto. Stop e tiro! Non ci credo, ragazzi, che tiro ha fatto. Di quanto è uscito Del Pinto. Occhio a Lewandowski, che si starà mangiando le mani per non essere venuto al Cagliari. Del Pinto ancora, Ibra dentro, il Papu, il Papu, il Papu, il Papu, il Papu, il Papu, il Papu! Porca miseria Neuer! Fischia arbitro che è finita e finisce! Passiamo il turno degli ottavi di finale di Champions, siamo in semifinale, ragazzi! Semifinale, vediamo un po' che andremo ad affrontare. Partita dominata. Dominata, passa il Real Madrid sul Barcellona, è un risultato incredibile. Vince 2-0 fuori casa, vince 2-0 al Camp Nou, incredibile. Ragazzi, un episodio incredibile, incredibile. Superiamo i 3000 like, mi raccomando, lasciate un piace, commentate, condividete tutti i social in descrizione, ragazzi. Mi raccomando, 3000 like per questo episodio incredibile, per la rovesciata di Aubameyang, per tutto. Tutti i social in descrizione, ragazzi, vi affido, da gente è tutto e ciao, aglio!